La sinuosità dei fusilli, l'eleganza delle farfalle, la classicità dei maccheroni, la semplicità delle penne, la linearità degli spaghetti. La pasta è la massima espressione della creatività italiana, con le sue forme geometriche e fantasiose. Affondando nell'acqua bollente prende vita e nell'incontro con la salsa di pomodoro, a cui mai può mancare il profumo insostituibile del basilico, si trasforma proprio grazie a Pellegrino Artusi nel primo piatto tipico del menù italiano. Una buona e generosa minestra sarà sempre la benvenuta e quindi fatele festa. Così esclamava l'Artusi, elevando la pasta da semplice contorno a vera e propria protagonista della tavola italiana. La pasta secca, o quella fatta in casa facendo sposare la farina con le uova, tirandola con il mattarello e plasmandola in nuove forme brillanti e ingegnose, come quella dei cappelletti all'uso di Romagna, veri e propri cappelli di sfoglia ripiena, sono il cuore della dieta mediterranea, dichiarata dall'UNESCO Patrimonio Culturale dell'Umanità. Oggi, anche grazie alla riscoperta dei grani antichi e dei sapori di un tempo, la pasta brilla più che mai sulle tavole di tutto il mondo. Preparata da donne rotonde, procaci, essa è anche nell'immaginario di Federico Fellini, che romagnolo di nascita come Artusi ci ha lasciato, oltre ai film, disegni memorabili.